so dove sono. Buonasera a tutti, sono Francesco Grinò, sono anch'io di Purci, nato e residente tra l'altro. Io sono qua semplicemente per dare, come dire, il segno della mia presenza, il segno di un impegno. Riteniamo come squadra, perché siamo una squadra, di dover dare supporto alle possibilità di crescita a tutto il paese e soprattutto a tutti i paesani. E in quest'ottica noi pensiamo assolutamente in positivo. Il nostro rapporto anche con gli avversari è un rapporto di rispetto delle persone, di non condivisione dei modi di operare. Noi abbiamo deciso di metterci in gioco, di mettere in gioco le nostre attività, il nostro lavoro, il nostro impegno, soprattutto perché abbiamo visto come hanno operato negli anni altri, con quale dispregio della responsabilità, con quale difficoltà nel gestire il denaro pubblico che veniva manipolato come se fosse cosa personale, forse anche peggio, perché probabilmente le disponibilità personali vengono meglio misurate prima di essere spese. Noi anche abbiamo degli esempi qua, questa piazzetta è stata realizzata, è positivo che ci sia ed è bene, ma è stata realizzata con fondi direttamente comunali. Se questi stessi soldi fossero stati spesi con una migliore programmazione, noi invece di avere semplicemente la piazzetta avremmo avuto la stessa cosa sistemate anche le strade attorno, perché esistono dei bandi comunitari che consentono con il cofinanziamento di realizzare opere. Mi spiego meglio: quando bisogna fare un'opera e uno si organizza con i bandi europei, può ottenere il finanziamento, che so, di 500.000 euro. L'importante è che l'amministrazione creda in quello che fa e ci metta 80-100.000 euro. Quindi vedete come tutto quello che è stato speso qua poteva essere moltiplicato per 5 ed il vantaggio sarebbe stato di tutti, con lo stesso costo per le casse comunali. Ed è in quest'ottica che il mio lavoro specifico è quello di ricercare opportunità di finanziamento. Una delle opportunità che mi sono trovato per ora per le mani, ed è un'opportunità forte, è quella di aiutare singolarmente ognuna delle famiglie che ha una esigenza di superamento barriere architettoniche. Noi pensiamo gli anziani cominciamo ad essere sempre di più. Io ho superato la cinquantina, purtroppo per me, e dico insieme a me ce ne sono tanti. Dico, le esigenze di fare dei piccoli lavori nelle case, che vuoi che siano ascensori o sistemare le scale o fare piccole rampe, parliamo di opere private. È possibile ottenere tramite il comune, nel caso in cui l'amministrazione sia un'amministrazione che si interessi e si relazioni con la regione, di ottenere dei finanziamenti. E vi dico semplicemente che fino a 2.500 euro si possono ottenere al 100%. Per il di più, fino a 12.500 si può ottenere il 25%, cioè si può dare un valido, reale supporto economico a chi deve risolvere i problemi che sempre di più ci troviamo addosso. Per fare questo chiaramente ci vuole anche un'amministrazione che pensa alle piccole cose, e non sono favori questi. Un'altra opportunità che è a disposizione ora è quella che magari non interessa direttamente voi, ma sicuramente qualche figlio vostro. Nella zona di Zorio c'è la possibilità di realizzare progetti per 1,5 milioni di euro. Basta mettere un cofinanziamento di 185.000 euro. È uscito un bando e hanno messo a bando ora 311 milioni di euro proprio per fare queste cose. Ci vuole qualcuno che abbia interesse a vedere crescere il paese, che abbia interesse a materializzare delle opere utilizzando le proprie risorse al meglio, senza fare piccoli rivoli che poi non riescono a dare succo e a dare sostanza. È importante che per questo ci si creda, è importante che per questo ci si rivolga a delle squadre che hanno voglia di competere, che sono nuove, che sono fresche, che sono uno spaccato della società che consente di avere tutti gli aspetti coperti e soprattutto agire
con garanzia, con serietà, con onestà, con competenza, sotto un occhio garante che è quello del nostro candidato sindaco, dottore Bruno Parisi. Che guiderà questo gruppo di persone di grande buona volontà e di grande disponibilità d'animo alla vittoria, che non è una vittoria nostra, è una vittoria del Paese. Grazie. Grazie per gli interventi che potrà avere anche la doppia valenza, quella di salvaguardia dell'abitato e quindi la prosecuzione del muro, e l'altra anche di realizzare una strada stabile che consenta il raggiungimento delle aree a monte che possono essere così meglio utilizzate in maniera formalmente più valida. Il nostro impegno in generale è anche nei confronti, come diceva il candidato sindaco, per quanto riguarda il lavoro della SIPA, il lavoro che si fa alle spalle delle vostre case, con la ricerca della salvaguardia della vostra incolumità e con le verifiche, questa volta fatte da un geologo, di quella che può essere la condizione vera di stabilità della montagna residua che rimane a ridosso a voi. Grazie.